Dopo aver visto questo quadro sulle caratteristiche del contingente floristico di interesse comunitario, volevamo più brevemente possibile vedere alcuni punti di criticità che ci sono stati nel processo di valutazione e qualche considerazione più generale sul reporting. Allora, qualche aspetto problematico, la carenza di dati in primis. Questa non ha permesso di arrivare ad una valutazione dello stato di conservazione nel 16% dei casi. Ha riguardato 13 taxa e per 4 di essi non si è stato possibile neanche elaborare una mappa di distribuzione. Nel restante invece contingente sono state elaborate le mappe, compilato il database ed effettuata una valutazione. Una fase abbastanza, diciamo, impegnativa è stata quella dell'integrazione dei dati distributivi, perché come è stato detto più volte c'è stata un'ingente raccolta di dati che però ovviamente presentavano una certa eterogeneità, quindi di fonte in primis, ma anche di tipologia, di aggiornamento, di copertura territoriale, e quindi ci si è dovuti confrontare con alcune problematiche, fra cui quella delle segnalazioni storiche non, diciamo, verificate e i problemi tassonomici. Alcuni esempi. Allora, per la popolazione, la dimensione è richiesto dal format che sia fornita come numero di individui maturi. Questo dato per le specie vegetali è stato possibile fornirlo solo per 29 specie di flora vascolare, tutte di allegato 2. Negli altri casi sono state usate, come previsto dalle linee guida, unità alternative e noi, diciamo, abbiamo dato ovviamente la priorità ai siti, ma poi ovviamente alle griglie, alle maglie della griglia e altre unità previste. Diciamo, in pochissimi casi il numero di individui è stato fornito proprio come numero, diciamo, preciso, e di nuovo torna l'esempio di Abies nebrodensis, che è già stato citato, con 24 individui. Oh, un secondo punto abbastanza, diciamo, critico del processo è questo del valore favorevole di riferimento. Per la popolazione indica la minima popolazione necessaria per assicurare la vitalità di lungo termine della specie a livello biogeografico, quindi in una certa regione. Il format anche in questo caso chiede che la popolazione favorevole di riferimento sia, misurata, numero di individui. Questo dato non è disponibile ed è stato utilizzato, come previsto, l'alternativa dell'operatore, che permette di diciamo, valutare se la popolazione favorevole di riferimento sia uguale, maggiore o molto maggiore di quella attuale. Questo è un primo punto in cui volevo appunto semplicemente segnalare il ruolo insostituibile del giudizio esperto, anche insomma, collegato a una mancanza di dati praticamente totale in questo caso. Secondo punto critico, quello dell'habitat della specie, già citato. La definizione è piuttosto ampia ed è detto chiaramente che non corrisponde agli habitat di allegato 1 della direttiva, quindi non potevano essere usati dati eventualmente disponibili per questi habitat, per cui il dato prioritario che viene chiesto, cioè la superficie in chilometri quadrati, non è disponibile per nessun taxon vegetale. Sono state quindi fornite informazioni sulla qualità e sul trend, anche qui con un ruolo centrale del giudizio esperto. Colpisce che non venga in alcun modo richiesta l'indicazione dell'ambiente di crescita delle specie. Considerazioni finali. Brevemente, perché penso che se ne parlerà ancora nell'arco della giornata, il giudizio esperto ha avuto un ruolo insostituibile, come dicevo. Per molte fasi, magari cerco di stringere un po', fra cui quella dei trend e quella dei valori favorevoli di riferimento che sono stati forse i più critici. Dunque, un po' una sintesi di criticità sono state la carenza dei dati e di monitoraggi specie specifici, quindi calzati sulle caratteristiche ecologiche dei taxa e di lungo periodo, che permetterebbero di avere una migliore rispondenza alle richieste europee per numerosi parametri.
la mancanza di standard e perché l'eterogeneità dei dati deriva anche in parte dal fatto che vengono raccolti con finalità diverse e quindi hanno caratteristiche diverse, non sempre rispondenti a quelle di questo sistema di valutazione. Alcune difficoltà sono secondo noi insite nel sistema stesso di reporting e l'abbiamo visto con questi concetti un po', diciamo, di difficile interpretazione, quali il valore favorevole di riferimento e l'habitat per la specie e il ruolo del giudizio esperto che è stato e che è ovviamente fondamentale, forse ha avuto un ruolo collaborazione che si è creata sia fra gli enti che hanno collaborato, quindi regioni, province autonome, la società botanica, ma anche proprio con i singoli esperti. Questo ha reso possibile l'utilizzo delle conoscenze più aggiornate disponibili, integrazione di tantissimi dati da fonti diverse e anche poi alla fine, diciamo, di una prima compilazione di tutto il format, di una revisione e di validazione da parte degli esperti e ancora delle regioni e delle province autonome. Quindi speriamo che questa base di dati, che ha diciamo, il massimo aggiornamento possibile attualmente, la massima conformità agli standard richiesti dalla Commissione europea, possa essere un riferimento utile per i futuri cicli di reporting. È stato già detto la reperibilità dei dati, ne parlerà poi Francesca Ronchi più tardi, quindi non mi dilungo. Ci teniamo a ringraziare anche noi tutti i colleghi con cui abbiamo lavorato, i referenti delle regioni e le province autonome e tutti gli esperti che su base volontaria hanno fornito dati, valutazioni e rivisto le schede e le mappe e collaborato anche alla stesura del volume. Sono tanti ed è stata una collaborazione veramente fattiva e fruttuosa. Grazie.